7 è in difficoltà. I piloti sono accecati dalla pioggia. Tra i passeggeri ci sono ufficiali governativi e autorevoli uomini d'affari. L'incidente dell'IF-021 sconvolge il mondo. L'aereo è rimasto vittima di un attentato? La Casa Bianca chiede risposte. Questo non è un volo ordinario, ma un jet militare che trasporta politici americani. Alla fine delle indagini viene ritenuta responsabile proprio l'aeronautica militare degli Stati Uniti. Mercoledì 3 aprile 1996. È una fredda serata primaverile nella città di Dubrovnik, in Croazia. Sulla pista dell'aeroporto cittadino piove a dirotto. Un piccolo gruppo di diplomatici si affretta sotto la pioggia cercando di non bagnarsi. La delegazione è scesa dall'aereo appena atterrato e tra gli uomini ci sono il primo ministro croato e l'ambasciatore americano in Croazia, Peter Galbraith. Il volo per Dubrovnik fu terribile. Non si vedeva niente. Ero ambasciatore in Croazia da quasi 3 anni, quindi viaggiavo molto per lavoro, ma quello fu certamente uno dei voli più disagevoli. Il maltempo che ha reso così difficile l'atterraggio di Galbraith non accenna a diminuire. Tutti i voli per Dubrovnik vengono cancellati. Ma l'ambasciatore e gli altri non stanno aspettando un volo ordinario. Sono qui per dare il benvenuto all'IF-021, un jet dell'aeronautica militare con una missione delicata. L'aereo è un 737 appositamente progettato per trasportare figure di spicco in tutto il mondo e fa parte di una piccola flotta delle forze aeree statunitensi. La cabina dei passeggeri ha tutto ciò che serve per trattare affari e questioni politiche a 10.000 metri di altezza. Oggi è piena di quelli che l'esercito chiama DV, distinti visitatori. Questo gruppo è guidato dal ministro del commercio degli Stati Uniti, Ron Brown. Ron Brown era una persona molto competente e affabile. Lavorava a Washington e aveva tutta l'esperienza che ne deriva. Brown è famoso nel Partito Democratico. Ha giocato un ruolo importante nell'elezione di Bill Clinton ed è stato il primo afroamericano nella storia degli Stati Uniti a diventare ministro del commercio. Il lavoro porta Brown in una delle zone più travagliate del mondo. Per 4 anni la guerra civile ha lacerato Bosnia e Croazia. Ma appena qualche mese fa è iniziata una pace inquietante. In quanto ministro del commercio, Brown sta aiutando a ricostruire l'economia locale. La filosofia di base era che la tregua non sarebbe durata a lungo senza una crescita economica. Era necessario uno sviluppo per mantenere la pace. Brown comincia il suo viaggio di 3 giorni a Tuzla, in Bosnia, dove visita una centrale elettrica e mangia hamburger con alcuni soldati americani. Being a former army man myself, I know what being away from home is like, so we thought we would bring a little bit of home to you.
L'ultima tappa del giro di oggi è l'antica città costiera di Dubrovnik. Prima della guerra, questa era una parte vitale dell'industria turistica della nazione. Fu mia l'idea di mandare Ron Brown a Dubrovnik. I croati erano ansiosi di annunciare che la città era ancora una meta turistica e pensai che sarebbe stato utile mandare Brown e la delegazione. Ma in questa giornata piovosa Dubrovnik non è al meglio e nemmeno ben visibile. La fitta nebbia nasconde la città e la meravigliosa costa adriatica. A nord di Dubrovnik vola l'IFO-21. Il suo pilota è il capitano Ashley J. Davis, che i colleghi chiamano AJ. Partenza, qui IFO-21. Avanti, IFO-21. Dalla cabina di pilotaggio Davis ha vista delle nuvole. Dobbiamo virare a sinistra per circa 3 chilometri. IFO-21, richiesta approvata. Salite e mantenete il livello di volo, 160. Qui IFO-21. Saliamo a 160. Ore 14. AJ Davis e il suo equipaggio sono in volo dall'alba. Nonostante il jet sia fornito di ogni comodità, la cabina di pilotaggio è identica a quella di un qualsiasi 737. Davis è cresciuto a Baton Rouge, in Louisiana, e ha sempre desiderato diventare un pilota. Il suo sogno si è realizzato nell'aeronautica militare. In passato effettuava rifornimenti aerei sopra il Golfo Persico. Ma ora il suo compito è trasportare diplomatici e altri ufficiali in giro per il mondo. Questo lavoro lo tiene spesso lontano dalla moglie e dai due figli che vivono a Ramstein, una base americana in Germania. Secondo la gerarchia militare, Shelley Kelly è un sottufficiale di maggiorità. Oggi il suo compito è assicurarsi che i passeggeri abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Signor Ministro, vuole mangiare? No, grazie. Quanto manca? I diplomatici si aspettano di arrivare a Dubrovnik a metà pomeriggio, ma hanno accumulato molto ritardo. Posso controllare se vuole? Sì, grazie. È davvero gentile. Nei pressi di Dubrovnik, Davis chiede un aggiornamento al servizio meteorologico dell'aeronautica. Meteo, qui IFO-21. Mi sentite? Passo. Forte e chiaro, IFO-21. Ecco il tempo per Lima Delta Uniform. Pioggia. A quota 500 c'è un banco di nubi. Passo. Ricevuto, Meteo. Sì. Lo abbiamo evitato tutto il giorno. Prevedete nessun cambiamento? Continuerà a piovere. Passo. Ricevuto, pioggia. Grazie dell'aiuto. Vediamo la visuale su Dubrovnik. Sono passati 4 mesi dalla firma del trattato di pace, ma i cieli sopra questa parte del mondo non sono ancora sicuri. Gli aeroplani possono seguire solo determinate rotte. Davis conosce queste restrizioni, ma non ha mai volato in questa parte del mondo. Quando si avvicina al confine con la Croazia, riceve un avvertimento inatteso. IFO-21, qui Magic 51. Magic è il codice per gli aerei di sorveglianza preposti al mantenimento della pace che controllano i corridoi aerei. Attenzione, state uscendo dal corridoio autorizzato, rientrate subito. Davis non è fuori rotta, sta percorrendo esattamente quella prestabilita, ma senza saperlo, sta uscendo dallo spazio aereo autorizzato. E sta volando in un territorio potenzialmente pericoloso. State uscendo dal corridoio autorizzato, rientrate. Ricevuto, Magic. Errore nostro, rientriamo nel giusto corridoio, passo. È la seconda volta oggi. In questi giorni i corridoi autorizzati sono cambiati, ma Davis e il suo equipaggio non sono stati informati. Per restare in una zona sicura i piloti devono virare a ovest. È una situazione spiacevole perché farà perdere molto tempo. Shelley, sono Davis. Ci hanno ordinato di cambiare rotta.
Arriveremo a Dubrovnik con circa 15 minuti di ritardo. Scusati con i passeggeri. Signore e signori, attenzione, prego. Purtroppo arriveremo a Dubrovnik con leggero ritardo. I DV non saranno affatto contenti e il maltempo ci farà ritardare ulteriormente. La pioggia, intanto, continua a cadere senza tregua. Davis ha un compito difficile: raggiungere un aeroporto sconosciuto trasportando uomini d'affari e diplomatici. Quello che accadrà all'aereo e ai suoi passeggeri nelle ore successive catturerà l'attenzione del mondo intero. La pioggia martella senza tregua il piccolo aeroporto di Dubrovnik in Croazia. Il tempo è talmente brutto che i voli ordinari vengono cancellati. L'IFO-21 si avvicina all'aeroporto e la pioggia non accenna a diminuire. Ma l'equipaggio deve affrontare molto più di una semplice perturbazione. La recente guerra civile è costata cara a Dubrovnik. Il campo d'aviazione non ha un sistema di radioassistenza adeguato. L'aeroporto era stato completamente distrutto nel 1991 per mano dei serbi. I soldati avevano smantellato il sistema di atterraggio, quindi ne doveva arrivare uno nuovo. In tutto il mondo vengono utilizzate sofisticate strumentazioni per assistere gli aerei nel decollo e nell'atterraggio. Il Doppler radar segnala l'arrivo delle perturbazioni. Il glide slope aiuta i piloti a mantenere il giusto angolo di discesa. Nell'aeroporto di Dubrovnik non c'è niente di tutto questo. Non ci sono nemmeno i radar per avvistare i velivoli in arrivo. Per indirizzare gli aeroplani verso la pista di atterraggio vengono utilizzati i radiofari non direzionali. Per il mondo dell'aviazione questa tecnologia è antiquata. C'erano radiofari non direzionali anche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, ma erano strumenti ormai superati. Il sistema di atterraggio di Dubrovnik ha due trasmittenti fisse che inviano segnali agli aeroplani. Grazie a questi segnali i piloti sanno qual è la propria posizione rispetto all'aeroporto e possono cominciare l'avvicinamento. Davis sta ancora aspettando il primo segnale quando riceve una chiamata da terra. 9ACRO a IFO-21. Qui IFO-21, vi ricevo, passo. Poco prima, a Dubrovnik, è atterrato un altro aereo, quello che trasportava l'ambasciatore Galbraith. Il pilota è un aviatore esperto che ha molta familiarità con la zona. L'uomo vuole aiutare l'IFO-21. IFO-21, siamo atterrati circa un'ora fa. Il tempo era pessimo. Vi consiglio di deviare per Spalato, se non riuscite ad atterrare subito. Passo. Ricevuto, 9ACRO. Grazie, chiudo. La deviazione non è gradita ai membri della delegazione d'affari. Probabilmente i passeggeri stavano facendo pressione perché avevano in programma conferenze e altre attività. Appena Davis si avvicina all'aeroporto, la torre di Dubrovnik chiama di nuovo. IFO-21. Riferire livello. Qui IFO-21. 500. IFO-21. Ricevuto. Scendete a 400. Cercate il Kilo Lima Papa. Siamo scesi a 400. Deve spegnerlo. Le cinture? Signore.
Grazie. Mentre volano sopra la tempesta, i piloti sentono il segnale del primo radiofaro. Eccolo. A Kilo Lima Papa siamo in uscita a 119 gradi. 119, confermato. Signor Ministro, stiamo atterrando. Continuiamo dopo, Adam. Non accenna a migliorare. Non vedo nulla. Tim? Le nubi sono troppo dense e i piloti non possono volare a vista. Devono fidarsi della propria strumentazione. IF-021. Siamo nel localizzatore. In arrivo. IF-021. Ricevuto. Cercate il radiofaro di avvicinamento. La pista è bagnata. Ricevuto. Davis vola alla cieca, tra la pioggia battente e una coltre di nubi. L'aeroporto può essere ovunque. IF-021, mi sentite? Poco prima delle 15, la torre di Dubrovnik perde i contatti con l'IF-021. IF-021, Dubrovnik, avvicinamento. Mi sentite? IF-021, mi sentite? Senza i radar di avvicinamento, i controllori non hanno idea di dove si trovi l'aereo. Forse ha deviato verso un altro aeroporto. IF-021, mi sentite? Dopo diversi minuti senza ricevere risposta, i controllori decidono di intervenire. Avviare procedura di emergenza. Verso la fine del nostro turno, io e la mia squadra venimmo informati della possibile scomparsa di un aereo. Non sapevamo che ci fosse a bordo. Restammo in attesa di ulteriori informazioni. Perché in situazioni simili bisogna seguire una determinata procedura. Peter Galbraith è all'aeroporto insieme al primo ministro della Croazia. Il volo con cui ero arrivato poco prima era riuscito ad atterrare per un pelo, quindi non mi aspettavo che l'IF-021 tentasse l'atterraggio a Dubrovnik. Il primo ministro croato si avvicinò, mi prese da una parte e disse che avevamo perso i contatti con l'aereo di Ron Brown. Parlai con il centro operativo del Dipartimento di Stato e chiesi di coinvolgere l'esercito americano nelle operazioni di ricerca e salvataggio. La notizia viene diramata a tutti i centri di controllo del traffico aereo. Ma nessuno riesce a contattare l'IF-021. Le ricerche si concentrano sulla zona dell'avvicinamento. Forse l'aereo ha compiuto un ammaraggio sull'Adriatico. Eravamo a Brindisi, a circa 160 km di distanza. Da lì inviamo due dei nostri elicotteri MA-53 con a bordo un equipaggio altamente specializzato. Non ci sono tracce dell'aereo scomparso e le condizioni meteorologiche stanno peggiorando. Salì la nebbia e la visibilità diminuì. IF-021, Dubrovnik, avvicinamento. Mi sentite? L'IF-021 possiede un indicatore di posizione in caso di incidente o CPI. IF-021, mi sentite? Se l'aereo precipita, il CPI invia un segnale ad altissima frequenza. Ma l'aeroporto di Dubrovnik, già senza radar, non ha la strumentazione adatta a ricevere questo segnale. IF-021, Dubrovnik, avvicinamento. Mi sentite? IF-021, mi sentite?
I-421, mi sentite? Con il passare delle ore, la scarsa visibilità ostacola le ricerche. Andarono al largo di Dubrovnik, cercando di trovare le tracce del disastro. Ore dopo la scomparsa dell'aereo, la polizia prende in esame la segnalazione di un abitante del luogo che ha visto qualcosa sulle montagne, molto lontano dalla costa su cui sono state concentrate le ricerche. Salimmo sulla montagna con due veicoli, ma il tempo era davvero orribile. Pioggia battente e nebbia fitta. Perciò proseguimmo a piedi per circa un'ora, finché non arrivammo. Sono quasi le 19:30, quattro ore e mezzo dopo la chiamata dei piloti per il via libera all'atterraggio. La caduta dell'IFO-21 viene confermata. La notizia corre da Dubrovnik agli Stati Uniti. The crash site has been reached by Croatian police. And I've just received word that there's also a Croatian doctor on the scene. La sezione di coda è l'unico pezzo dell'IFO-21 rimasto intatto. Le montagne sono cosparse di rottami e cadaveri. Furono momenti difficili. Camminavamo tra i massi, senza sapere se saremmo incappati in qualche cadavere. Queste cose non si dimenticano. Poi la polizia fa una scoperta rincuorante. All'interno della sezione di coda c'è un superstite. È il sottufficiale di maggiorità, Shelley Kelly. Quando raggiungemmo la sezione di coda, uno dei poliziotti entrò, trovò una hostess e cercò di aiutarla. Lei era la nostra speranza. Volevamo dare il nostro aiuto, salvare altre persone. E quella donna era la nostra opportunità. Facevamo affidamento su di lei. I soccorritori capiscono che il sottufficiale Kelly ha immediato bisogno di cure mediche. Quando mi resi conto che non c'era più nessuno da aiutare, contattai la stazione centrale di polizia di Dubrovnik per comunicare il luogo dell'incidente. Ormai era completamente buio. Sulla collina di St. John ci sono un centinaio di militari e poliziotti croati. E stanno arrivando anche le forze armate statunitensi. Gli enormi massi e il terreno instabile rendono difficoltoso raggiungere il luogo del disastro, ma non sono l'unico pericolo. Mike Canavan si occupa delle squadre di recupero americane. Incontrai un maggiore croato che mi disse che sarebbe stato lui a condurci in cima alla montagna e parlando accennò al fatto che c'erano diversi campi minati tra noi e il luogo dell'incidente. Canavan impiega quasi due ore per arrivare in cima alla collina rocciosa. Stavamo camminando da qualche ora e cominciava a fare buio. Tutto a un tratto vidi qualcosa di scuro. E quando lo raggiunsi, scoprii che era il motore di un aeroplano. In cima alla collina, intanto, il maltempo rende impossibile l'atterraggio degli elicotteri. I mezzi di emergenza, però, non possono aspettare che le condizioni migliorino. Devono portare via da lì Kelly immediatamente. La donna ha una lesione alla colonna vertebrale e altre ferite gravi, ma i soccorritori sperano di tenerla in vita per poter fare luce sulle dinamiche dell'incidente. Dopo aver portato Kelly via dalla montagna, le ricerche ricominciano. Alla fine, nell'oscurità, i soccorritori ritrovano il corpo di Ron Brown, il ministro statunitense del commercio.
Purtroppo, risalendo la collina, vengono trovati solamente cadaveri. Probabilmente Davis e il resto dell'equipaggio sono morti sul colpo. Anche tutti gli altri membri della delegazione d'affari sono rimasti uccisi. Mentre decine di uomini continuano la macabra ricerca, arriva una telefonata da Dubrovnik. Il sergente Kelly è deceduta mentre veniva trasportata in ambulanza all'ospedale. Non ci sono sopravvissuti allo schianto dell'IF-021. All'alba le condizioni atmosferiche migliorano e Peter Galbraith riesce a dare un'occhiata al luogo dell'impatto. Risalimmo la montagna quando smise di piovere. Vicino al punto più alto trovammo la fusoliera, o almeno quello che ne restava. La zona era cosparsa di detriti e dall'altra parte del crinale c'erano i cadaveri. È terribile assistere a un disastro aereo. Sicuramente sia sulla montagna che a Dubrovnik, i miei ragazzi hanno dimostrato dignità e rispetto. Penso che abbiano agito in maniera eccelsa. Ladies and gentlemen, the Vice President and the First Lady and the members of Cabinet and I wanted to come here to be with the employees of the Commerce Department at this very difficult hour. Hillary and I have just come from Ron Brown's home, visiting with Alma and Michael and their family and friends who are there. Una volta scoperta la verità, comincia la parte difficile. Com'è possibile che un 737 dell'aeronautica militare si sia schiantato sulle montagne della Croazia? Il colpevole è il maltempo? Oppure in questa zona devastata dalla guerra è accaduto qualcosa? Purpose of the accident investigation team, I can guarantee you that they will be extremely thorough in their analysis in trying to determine the causes of this accident. Dato che i passeggeri erano persone in vista, la notizia dell'incidente si diffonde rapidamente. Howard Swansea è uno dei tanti esperti assegnati al caso. Su ogni incidente viene fatta della speculazione. Quella volta erano coinvolti alti funzionari degli Stati Uniti, quindi quando arrivammo sulla scena del disastro era già presente la stampa. C'erano pezzi di aeroplano ovunque. Decisi di ottenere più informazioni possibili, raccogliendo tutte le prove che potevo. Fin dall'inizio la squadra investigativa incontra delle difficoltà. Scopre che nella cabina di pilotaggio non c'è il registratore dei dati di volo e nemmeno quello vocale. L'aeronautica non ha le stesse norme di sicurezza dei jet di linea. Credevo che l'aeronautica e i voli riservati a persone importanti avessero standard di sicurezza più alti dei normali aerei di linea. Quindi rimasi davvero scioccato quando scoprì che non era così. Senza questi due strumenti a disposizione, gli investigatori non possono avere un quadro generale della situazione. L'incidente è avvenuto a quasi 3 chilometri dall'aeroporto. Com'è potuto un equipaggio così esperto finire fuori rotta? Mentre Swansea esamina il relitto, Nelson Spoonheimer si occupa di altre possibili prove. Dato che è un esperto di navigazione aerea, spetta a lui ricostruire gli ultimi tragici minuti di volo dell'aeroplano. Per farlo, chiede all'aeronautica militare degli Stati Uniti i tracciati degli aerei radar che pattugliano quella zona.
IFO-21, qui Magic 51. State uscendo dal corridoio autorizzato, rientrate subito, per favore. Rientriamo nel giusto corridoio, passo. A parte la momentanea uscita dallo spazio aereo autorizzato, Sponheimer non trova niente di insolito nel volo dell'aereo, tranne alla fine. Il tracciato radar fornito da AUX indica che il tratto di volo dei 100 km prima dell'aeroporto corrisponde a quello stabilito. L'ultima parte del volo, però, circa 20 km prima dell'aeroporto, è diversa. Nella fase finale dell'avvicinamento, il jet è andato completamente fuori rotta, volando in linea retta in direzione delle montagne. Quando diedi la prima occhiata al tracciato, notai una deviazione di 7 gradi nella parte finale dell'avvicinamento. Quando si viaggia a velocità elevate, un piccolo errore può rapidamente trasformarsi in un problema enorme. Ma perché l'aeroplano, che per il resto del viaggio non ha mostrato alcuna difficoltà di navigazione, è andato fuori rotta proprio negli ultimi chilometri? È impossibile perdersi in quella maniera semplicemente a causa del maltempo. Sponheimer esamina le apparecchiature di navigazione dell'aeroporto. Sono datate e danneggiate dalla recente guerra, quindi potrebbero aver funzionato male. Per atterrare a Dubrovnik vengono usati due radiofari. Uno guida gli aeroplani alla pista. L'altro li avverte quando si allontanano troppo. Il primo si trova sulla vicina isola di Kolosep e trasmette uno specifico segnale Morse per essere identificato con facilità. Quando il pilota riceve questo segnale, deve semplicemente seguire la rotta segnata sulle carte per l'atterraggio. Così facendo, raggiunge direttamente l'aeroporto. Il secondo radiofaro, invece, si trova sulle piste ed è un dispositivo di sicurezza. Se i piloti sentono il segnale prima di aver avvistato l'aeroporto, devono abortire l'avvicinamento, tornare indietro e ripetere la procedura. Il volo con cui Peter Galbraith è arrivato a Dubrovnik pochi minuti prima dell'IFO-21, infatti, è atterrato al secondo tentativo. Qui IFO-21, vi sento. 9ACRO, passo. Suggerisco di deviare verso Spalato per ritentare l'avvicinamento, passo. Ricevuto, 9ACRO. Passo e chiudo. Ma dopo aver esaminato le apparecchiature, Sponheimer crede che la causa vada cercata altrove. Nessuno dei due radiofari non direzionali o ANDB presentava anomalie. Si diffondono voci di una teoria molto più sinistra. Forse Davis ha seguito un finto radiofaro, posizionato volutamente tra le montagne per sabotare la missione politica. Ma uno scenario del genere è verosimile? Per inviare un segnale udibile serve un'apparecchiatura di terra molto potente, quindi molto grande. Sarebbe stato estremamente difficile e dispendioso posizionare un NDB sulle montagne. È troppo difficile attuare un piano così complicato. E non vengono trovate prove di un radiofaro ESCA. Le indagini continuano. Tra i rottami del jet dell'aeronautica militare, gli investigatori trovano finalmente un elemento importante per ricostruire l'accaduto. Automatic Direction Finder, o ADF. L'apparecchio non mostra segni di malfunzionamento, ma è uno solo. E per riuscire ad atterrare correttamente a Dubrovnik ne occorrono due. Il dispositivo capta i segnali inviati dai radiofari dell'aeroporto, ma può riceverne solo uno alla volta. Non lo sento ancora, mi sintonizzo su KLP. Con un solo ADF, i piloti possono ricevere o il segnale che indica come raggiungere l'aeroporto o quello che li informa che si sono allontanati troppo. Ma non tutti e due insieme.
A un aeroplano, infatti, in questo caso servirebbero due ADF, ma sfortunatamente il nostro jet ne aveva uno solo e non ha potuto seguire correttamente le istruzioni per l'avvicinamento. Ho il CV, siamo ancora lontani, cerco KLP. Sintonizzandosi alternativamente sui due radiofari, più in fretta possibile, i piloti cercano di compensare la mancanza del secondo ADF. Ma questo aggiunge difficoltà a un atterraggio già abbastanza complicato. Il jet dell'aeronautica non è equipaggiato per atterrare in questo aeroporto. Parliamo di una distanza di avvicinamento molto breve. È difficile demodulare in maniera alternata due segnali e contemporaneamente cercare di mantenere la rotta. Continuando ad analizzare il percorso dell'IFO-21, Nelson Spoonheimer viene incuriosito da una curva a forma di S nella traiettoria del jet. Si tratta dell'andamento tipico di un aeroplano che sta cercando un radiofaro non direzionale. Ma la curva scompare proprio nel punto in cui i piloti avrebbero dovuto cercare il segnale. Dopo i primi 3-4 chilometri dell'avvicinamento, la traiettoria dell'aereo è perfettamente diritta. Sembra che i piloti abbiano rinunciato ad affidarsi al sistema di navigazione presente, un po' troppo primitivo. E Spoonheimer pensa di sapere perché. Accecati dalla fitta pioggia e ostacolati dalla presenza di un solo ADF, i piloti hanno preferito ricorrere a un dispositivo ancora più antiquato per trovare la pista di atterraggio. Il sistema di navigazione inerziale, o INS. Un sistema INS utilizza dei giroscopi per controllare di quanto l'aeroplano vira. Una volta inserita alla partenza una determinata posizione geografica, il sistema di navigazione inerziale traccia tutti i cambiamenti di direzione effettuati dall'aereo. Si tratta di un sistema autosufficiente, ma con un enorme limite. Se il giroscopio non calcola esattamente ogni singola manovra effettuata, può mandare il pilota fuori rotta. Il tempo non accenna a migliorare. Non vedo nulla. Tim? Forse i piloti hanno pensato che con questa strumentazione avrebbero trovato la pista, ma così facendo potrebbero aver commesso un errore fatale. L'INS, a mio parere, è stato ciò che ha fatto finire tragicamente quel volo. Howard Swansea esamina i manuali Jepsen utilizzati dai piloti per tentare l'atterraggio. Con visibilità zero l'equipaggio si è affidato al sistema di navigazione inerziale e le mappe sono un aiuto fondamentale. Ma esaminandole con attenzione, l'investigatore si accorge che il valore dell'altitudine minima di discesa, fondamentale per l'atterraggio, non è esatto. L'altitudine minima di discesa indica la quota alla quale il pilota dovrebbe avvistare l'aeroporto. Se questo non accade, l'atterraggio deve essere annullato. Ogni paese ha la responsabilità di pubblicare le informazioni sulle procedure da adottare, in modo che tutti gli aerei, anche di altre nazioni, possano seguire le corrette manovre di avvicinamento. Swansea scopre che l'altitudine minima di discesa non coincide con gli standard americani. Data la montuosità della zona, avrebbe dovuto superare gli 850 metri, ma stando alle carte che usavano i piloti, era inferiore ai 650 metri. Questo vuol dire che l'aeroplano stava volando oltre 200 metri più in basso dei livelli di sicurezza stabiliti dagli esperti statunitensi. Combinate alle altre difficoltà, le mappe non conformi agli standard americani segnano il tragico destino del 737. I piloti pensano di essere ancora al sicuro sopra le montagne. Tiralo su!
Ma perché un jet dell'aeronautica militare non è equipaggiato per atterrare a Dubrovnik? E perché i piloti non hanno la corretta mappa di navigazione che avrebbe reso sicuro anche un atterraggio molto difficile? In una base americana in Germania, alcuni alti ufficiali dell'aeronautica militare forniscono le risposte. Per scoprire perché l'aeroplano abbia incontrato tutte queste difficoltà nella procedura di atterraggio, gli investigatori si rivolgono al colonnello John Mazurowski, il comandante dello stormo di trasporto responsabile del volo. Il suo compito è occuparsi degli spostamenti aerei di visitatori importanti. Ma in tempi di ristrettezze economiche, al colonnello è stato imposto di risparmiare dove possibile. Adesso vorrei parlare dei manuali Jepsen. Uno dei punti su cui si concentrano gli investigatori sono i manuali Jepsen usati dai piloti. Queste mappe, disegnate per tutti i principali aeroporti, forniscono ai piloti una vasta gamma di informazioni, fra cui cosa fare in caso di mancato avvicinamento. Ma l'investigatore Howard Swansea ha già scoperto che queste indicazioni non seguono gli standard americani. Secondo le direttive dell'aeronautica, gli Stati Uniti devono visionare tutte le procedure prima di autorizzare un equipaggio militare a effettuare l'avvicinamento in un aeroporto straniero. L'atterraggio a Dubrovnik non doveva essere autorizzato perché i manuali Jepsen dell'aeroporto non erano stati controllati. Questa è la ragione per cui Swansea rileva delle discrepanze tra ciò che dice la mappa e gli standard del Dipartimento della Difesa. Mazurowski crede che utilizzare solo i campi d'aviazione autorizzati limiterebbe molte delle sue missioni. Occorre tempo per controllare tutti gli aeroporti e al colonnello viene chiesto di ignorarne qualcuno, fra cui quello di Dubrovnik. Questa missione di controllo, da cosa è derivata? Avevamo usato quelle procedure per anni e non si erano mai verificati problemi di sicurezza. Ma il Dipartimento della Difesa non ha concesso alcuna deroga e l'avvicinamento per Dubrovnik non è mai stato autorizzato. Tuttavia, l'aeronautica militare continua ad atterrare lì. Qui IFO-21, a quota 100. Qui Dubrovnik avvicinamento. L'aeroporto di Dubrovnik è molto al di sotto degli standard moderni e le mappe utilizzate per atterrare qui non sono state visionate dal Dipartimento della Difesa. Nonostante questo, gli alti ufficiali dell'aeronautica militare permettono l'atterraggio in questo e in altri aeroporti simili. Nessuno di quegli aeroporti era autorizzato? No, che io sappia. No. In conclusione, è stata una fatale combinazione di eventi a provocare l'incidente dell'IFO-21. Qui IFO-21, a quota 100. Qui Dubrovnik avvicinamento, mantenetevi a 3000 metri, seguite il radiofaro per la pista 1-2. Ricevuto. I piloti combattono contro il maltempo e devono atterrare in un aeroporto sconosciuto, privo delle consuete strumentazioni per la navigazione da terra. E come se non bastasse, le mappe non sono state controllate. Il rapporto finale dell'incidente del jet dell'aeronautica supera le 7000 pagine e include quasi 150 interviste. How much of the weeping we have done this last week, because there were so many brilliant young people on that plane with him, from different backgrounds and different racial groups. Why? Because Ron Brown could see in them the promise of a new tomorrow. Yeah.
risultati delle indagini si ripercuotono su persone e istituzioni. L'aeroporto di Dubrovnik viene dichiarato non sicuro perché privo di strumentazione adeguata. Oggi, per atterrare a Dubrovnik, non occorrono più gli Automatic Direction Finder. Poco dopo l'incidente, infatti, l'aeroporto è stato dotato di un sistema di atterraggio strumentale. Ho il CV. Secondo il rapporto finale, Davis e il suo equipaggio hanno commesso degli errori. Come un proiettile dritto al cuore dell'aeronautica militare, alcune delle figure più importanti vengono accusate di insubordinazione. A seguito del rapporto, due alti ufficiali dell'aeronautica vengono destituiti. Il colonnello Mazurowski viene accusato di abbandono ingiustificato di servizio e retrocesso di grado. L'ufficiale si ritira in pensione con il grado di maggiore. All'incidente vengono collegati i nomi di altri 13 ufficiali. L'aeronautica cambia le proprie direttive e ordina che le cabine di pilotaggio di tutti gli aerei militari siano dotate di scatola nera e registratore vocale. Nessun aeroplano è più autorizzato ad atterrare in aeroporti non controllati dal Dipartimento della Difesa, nemmeno per viaggi diplomatici. IFO-21, siamo nel localizzatore. In arrivo. IFO-21, vi ricevo. Seguite il radiofaro per la pista 1-2. Ricevuto. Il comando dell'aeronautica militare viene ritenuto responsabile dell'accaduto. Ma a pagare le conseguenze della loro negligenza sono stati i piloti, il personale di bordo e i passeggeri dell'IFO-21. È in difficoltà. I piloti sono accecati dalla pioggia. Tra i passeggeri ci sono ufficiali governativi e autorevoli uomini d'affari. L'incidente dell'IFO-21 sconvolge il mondo. L'aereo è rimasto vittima di un attentato? La Casa Bianca chiede risposte. Questo non è un volo ordinario, ma un jet militare che trasporta politici americani. Alla fine delle indagini viene ritenuta responsabile proprio l'aeronautica militare degli Stati Uniti. Cittadino, piove a dirotto. Un piccolo gruppo di diplomatici si affretta sotto la pioggia cercando di non bagnarsi. La delegazione è scesa dall'aereo appena atterrato e tra gli uomini ci sono il primo ministro croato e l'ambasciatore americano in Croazia, Peter Galbraith. Il volo per Dubrovnik fu terribile. Non si vedeva niente. Ero ambasciatore in Croazia da quasi 3 anni. Quindi viaggiavo molto per lavoro, ma quello fu certamente uno dei voli più disagevoli.
Il maltempo, che ha reso così difficile l'atterraggio di Galbraith, non accenna a diminuire. Tutti i voli per Dubrovnik vengono cancellati, ma l'ambasciatore e gli altri non stanno aspettando un volo ordinario. Sono qui per dare il benvenuto all'IFO-21, un jet dell'aeronautica militare con una missione delicata. L'aereo è un 737 appositamente progettato per trasportare figure di spicco in tutto il mondo e fa parte di una piccola flotta delle forze aeree statunitensi. La cabina dei passeggeri ha tutto ciò che serve per trattare affari e questioni politiche a 10.000 metri di altezza. Oggi è piena di quelli che l'esercito chiama DV, distinti visitatori. Questo gruppo è guidato dal ministro del commercio degli Stati Uniti, Ron Brown. Ron Brown era una persona molto competente e affabile. Lavorava a Washington e aveva tutta l'esperienza che ne deriva. Brown è famoso nel Partito Democratico. Ha giocato un ruolo importante nell'elezione di Bill Clinton ed è stato il primo afroamericano nella storia degli Stati Uniti a diventare ministro del commercio. Il lavoro porta Brown in una delle zone più travagliate del mondo. Per 4 anni la guerra civile ha lacerato Bosnia e Croazia. Ma appena qualche mese fa è iniziata una pace inquietante. In quanto ministro del commercio, Brown sta aiutando a ricostruire l'economia locale. La filosofia di base era che la tregua non sarebbe durata a lungo senza una crescita economica. Era necessario uno sviluppo per mantenere la pace. Brown comincia il suo viaggio di 3 giorni a Tuzla, in Bosnia, dove visita una centrale elettrica e mangia hamburger con alcuni soldati americani. Being a former army man myself, I know what being away from home is like, so we thought we would bring a little bit of home to you. L'ultima tappa del giro di oggi è l'antica città costiera di Dubrovnik. Prima della guerra, questa era una parte vitale dell'industria turistica della nazione. Fu mia l'idea di mandare Ron Brown a Dubrovnik. I croati erano ansiosi di annunciare che la città era ancora una meta turistica e pensai che sarebbe stato utile mandare Brown e la delegazione. Ma in questa giornata piovosa Dubrovnik non è al meglio e nemmeno ben visibile. La fitta nebbia nasconde la città e la meravigliosa costa adriatica. A nord di Dubrovnik vola l'IFO-21. Il suo pilota è il capitano Ashley J. Davis, che i colleghi chiamano AJ. Partenza, qui IFO-21. Avanti IFO-21. Dalla cabina di pilotaggio Davis ha vista delle nuvole. Dobbiamo virare a sinistra per circa 3 chilometri. IFO-21, richiesta approvata. Salite e mantenete il livello di volo, 160. Qui IFO-21. Saliamo a 160. Ore 14. AJ Davis e il suo equipaggio sono in volo dall'alba. Nonostante il jet sia fornito di ogni comodità, la cabina di pilotaggio è identica a quella di un qualsiasi 737. Davis è cresciuto a Baton Rouge, in Louisiana, e ha sempre desiderato diventare un pilota. Il suo sogno si è realizzato nell'aeronautica militare. In passato effettuava rifornimenti aerei sopra il Golfo Persico. Ma ora il suo compito è trasportare diplomatici e altri ufficiali in giro per il mondo. Questo lavoro lo tiene spesso lontano dalla moglie e dai 2 figli che vivono a Ramstein, una base americana in Germania. Secondo la gerarchia militare, Shelley Kelly
è un sottufficiale di maggiorità. Oggi il suo compito è assicurarsi che i passeggeri abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Signor ministro, vuole mangiare? No, grazie. Quanto manca? I diplomatici si aspettano di arrivare a Dubrovnik a metà pomeriggio, ma hanno accumulato molto ritardo. Posso controllare se vuole? Sì, grazie. È davvero gentile. Nei pressi di Dubrovnik, Davis chiede un aggiornamento al servizio meteorologico dell'aeronautica. Meteo, qui IFO21. Mi sentite? Passo. Forte e chiaro, IFO21. Ecco il tempo per Lima Delta Uniform. Pioggia. A quota 500 c'è un banco di nubi. Passo. Ricevuto, Meteo. Sì. Lo abbiamo evitato tutto il giorno. Prevedete nessun cambiamento? Continuerà a piovere. Passo. Ricevuto, pioggia. Grazie dell'aiuto. Vediamo la visuale su Dubrovnik. Sono passati 4 mesi dalla firma del trattato di pace, ma i cieli sopra questa parte del mondo non sono ancora sicuri. Gli aeroplani possono seguire solo determinate rotte. Davis conosce queste restrizioni, ma non ha mai volato in questa parte del mondo. Quando si avvicina al confine con la Croazia, riceve un avvertimento inatteso. IFO21, qui Magic 51. Magic è il codice per gli aerei di sorveglianza preposti al mantenimento della pace che controllano i corridoi aerei. Attenzione, state uscendo dal corridoio autorizzato, rientrate subito. Davis non è fuori rotta. Sta percorrendo esattamente quella prestabilita, ma senza saperlo, sta uscendo dallo spazio aereo autorizzato. E sta volando in un territorio potente.